E what a tutti ciurma e benvenuti ragazzi in questo nuovissimo episodio su The Quarry. Vi ricordo ragazzi il vostro sostegno con il like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 50 like. So che ce la possiamo fare ragazzi, ve ne chiedo davvero pochissime, per voi è soltanto questione di un secondo, per cui mi raccomando spolliciate. Ebbene, eccoci qua di ritorno dopo che la volta scorsa abbiamo continuato a vivere praticamente il racconto di Laura e del suo ragazzo. Abbiamo visto cosa potenzialmente è successo. Ci tenevo a fare un paio di appunti. Per quanto riguarda la questione della siringa, mi avete detto che giustamente dovevo nasconderla io. Però vi dirò sinceramente ragazzi che proprio mi è completamente passato di mente, anche se effettivamente vicino al letto c'era l'indicatore che appunto mi indicava che potevo interagire lì. Però fra una cosa e un'altra ragazzi mi sono proprio completamente dimenticata. E poi appunto volevo un secondo fare riferimento a uno dei commenti che mi è stato lasciato, e quindi uno di voi mi ha detto: però si vede che non stai giocando questo gioco come ad esempio hai giocato un Detroit Become Human o un Life is Strange, nel senso ragazzi che mi vedete parecchio disinteressata, ok, nonostante appunto stiamo parlando di un gioco a scelte. Ma questo perché accade ragazzi? Non perché io sono personalmente cambiata e adesso gioco in maniera proprio me ne freghista i giochi, assolutamente no. Avete potuto notare per esempio dalla serie su Little Miss Fortune ragazzi che gioco i giochi sempre col solito trasporto. Il problema in questo caso, mi dispiace dirlo, è proprio il gioco in sé ragazzi, nel senso che purtroppo questo gioco non è stato capace di coinvolgermi, non è stato capace di emozionarmi davvero fino in fondo. Sì, mi ha colpito in alcuni punti ragazzi, ma è finita lì, nel senso purtroppo non ho sentito il solito trasporto che provo soprattutto con i giochi a scelte. Quindi mi dispiace dirlo ragazzi, ma è colpa del gioco tra virgolette, perché non veramente non provo alcun interesse. Sarà appunto il fatto di come è stato impostato il gioco, con questi dialoghi assurdi, questi dialoghi infiniti, queste scelte che sembrano insensate. E quindi è per questo ragazzi che faccio le scelte anche in maniera un pochettino più leggera, nel senso che non provo interesse alcuno ad esempio a questo punto nelle cose nel salvare davvero i personaggi. Io chiedo scusa per questo, ma è proprio ragazzi una reazione mia naturale. Voi lo sapete che io sono sempre trasparente nei video, quindi non posso fingere un interesse che non provo per questo gioco. Quindi a parte tutto, non perdiamo più tempo, torniamo a giocare. Quindi stiamo vestendo appunto qui i panni di Laura. Al campo. Ho lasciato Max sull'isola, mi sembrava fosse il posto migliore. Ah, l'ha lasciato sull'isola, ok. È tutto, questa è la mia storia. Beh, non parlate tutti insieme. Aspetta, l'isola, cioè la nostra isola, quella sul lago. Sì, perché? Beh, perché Jacob è andato lì a cercare Emma e non ecco è ancora tornato. Ecco chi era il lupo mannaro, lei. Oddio. Oh, merda. Ai 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 ai. Questo, ecco chi era ragazzi, perché comunque attualmente sappiamo che Mr. H anche è un lupo mannaro, quindi attualmente ce ne dovrebbero essere un paio in giro, Mr. H e Max. Però oddio, sinceramente credo che stiano bene, non lo so quanto potrei essere rassicurante, ma non capisco, non erano lì, che cosa significa, dovrebbe significare. Però vabbè, usiamo onesta. Beh, se loro erano lì ora non ci sono più. Che vorresti dire? Devo farti un disegnino. Ci sono appena stata, c'è un licantropo e nessun altro. Oh cazzo. Solo uno. Io so solo quello che devo fare. Uccidere Chris Hackett prima che sia tardi. Dopo che ci siamo visti in piscina, dopo che ho sparato a Chris, sono tornata all'isola pensando che Max fosse di nuovo normale. E invece? Ma oddio, un altro racconto, mo. E che cazzo è successo? Quindi ha sparato a Chris, ma Max è rimasto uguale, a quanto pare. Che gioia. Che gioia immensa. Ok.
Quindi ha avuto la meravigliosa bella notizia che è rimasto uguale. E quindi la filastrocca della ceppa c'aveva qualche fondo di verità o era giusto per fare qualche bella rima? Ok, musica protetta da copyright, mi sa ragazzi. Io sempre vi avviso. Max. Minchia. Quindi comunque altro colpo di scena. Perché Max. è rimasto uguale. Oddio. Non mi dica che ho dovuto sparare pure a lui per difendersi. Non me lo dite. Max. Aiaiai. Oh, via, via, via. Minchia, se li hanno fatti brutti, regà. Mo' due sono le cose. O non ha davvero ucciso Chris, o c'è qualcosa che non va. Minchia però. Ok, vi dirò che di sta cosa mi dispiace, ragazzi. Seriamente, nel senso che, cioè, pensavo ad Quindi il aver trovato licantropo la che ho ucciso non soluzione. era Chris. Quello non era un licantropo, era Kaylee Hackett, sua figlia. Kaylee Hackett, sua figlia. Sì, abbiamo La cosa a cui capito, ho sparato non Kaylee era una ragazza. A meno che forse non sia tornata normale dopo che le ho sparato, mentre ero sull'isola. Hackett. Aspetta, però, come mai Max non ti ha uccisa lì? È quella che hanno trovato nella piscina. Quindi pure la figlia di Hackett era un licantropo. Però lei dice non era una ragazza. Sì, ma tanto, cioè, se si trasformano forse sono tutti uguali. Le ha morso. No. No, regà, dai. Cioè, ma le cose tutte mo stanno a uscire una appresso all'altra. Io glielo mostro, ragazzi. Bisogna essere sinceri. Non Ci ha ci provato. credo. Sono scappata. Deve finire qui. Cazzarola. Non abbiamo molto tempo. Che cavolo, regà, cioè, che cavolo. Quindi non solo non ha ucciso Chris Hackett, ha ucciso un altro licantropo. Cioè, e questa chi è? E questa mo Quindi chi è? abbiamo un nuovo ospite. Ti piace il mio odore? Forza, dammi un morso. Imbecille d'un animale. Ma che cazzo succede? Chi è mo sta vecchia? Lasciatemi! Cazzo, mollatemi subito, lasciatemi! Lasciate, chiamo la polizia. Utilissimo. Vi prego, liberatemi, ok? Giuro, non l'ho fatto apposta, vi prego! Vi prego! Perché diavolo non mi L'hanno preso. rispondete? Volete dei soldi? Sì, mio padre ha molti soldi! Una marea! Beh, non proprio, ma può procurarseli, forse! Vi prego! Lasciatemi andare, vi prego! Mi dispiace tanto!
Oh, Cristo santo! E fanno due, Bobby. Ehi! Ehi! Ehi, dove andate? Ehi! Ehi! Oh, cazzo! Ok, quindi uno l'hanno preso. Ma mi chiedo chi sia. Musica protetta da copyright, ragazzi. Chi sarà? Cioè, cazzarola! Ce devo lasciare sempre questo dubbio. Chi sarà dei lupi mannari, mo quello? Ah, signora, ci si rivede? Salve. È sempre un piacere vederti. Non è divertente scavare nel passato? È brutta gente, vero? Diamo un'occhiata a ciò che hai trovato. Un cazzo proprio ho trovato. Niente da mostrare, niente da vedere. Che vuoi che ti dica? Trova le carte o incespica nell'oscurità. La scelta è tua. Sì, però... cioè, scusi, eh. Mi vedrai ancora un paio di volte prima che la notte finisca. Io ti aspetterò. Fin tanto che tu seguirai la giusta strada, ovviamente. Quindi non siamo neanche troppo lontani dalla fine. Io sono abbastanza interdetta, ragazzi, perché, cioè, la situazione è abbastanza interessante ora come ora. E quindi hanno preso uno dei lupi mannari, hanno rinchiuso Jacob e continua. E quella lì ha sparato a uno dei lupi mannari, ma dice non era una ragazza, quindi se non era la figlia di Chris, chi era? Cioè, ci stanno tanti interrogativi a cui rispondere. Minchia. Ok, inizia il capitolo 8 all'ultimo sangue. Io non so quanti capitoli siano effettivamente, ma... Dov'è Chris Hackett? Zitta! Wow, grazie. Scusi? Ragazzi, ha ammazzato Kaylee! Ma ne abbiamo già parlato! Cioè, allora, lei continua a dire che non era una ragazza, che quindi non l'ha ammazzata. Però quella è morta. Cioè, è un dato di fatto, era morta nella piscina. Boh, non lo so, io chiedo a Caitlin. Anche se... non so quanto Caitlin, aiuto mi possa dare. Che faccio? No, oh, wow, guardati, tu sì che sei un vero leader. Chiudi il becco! Ah no, io qui non mi mischio. Calla. È tutta tua, bello. Lo sapevo. Ma pensa a quello che è successo stanotte. Non dico altro. Le chiediamo se ha sentito una donna, perché appunto alcuni di noi sentono sta voce, ragazzi. Aspetta, hai sentito piangere una donna mentre fuggivi? Sì. Cosa sai? Ne so quanto te. C'è solo il podcast, a sto punto parliamone. Siamo onesti, parliamo della strega di Hackett's Quarry. Sperando non lo ripetano 10 volte. Mi ricorda una storia di questo posto. La strega di Hackett's Quarry. La donna nel bosco. Dicono sia morta anni fa e adesso, beh, vaga nelle tenebre. Cerca il figlio perduto. Loro non vogliono che ne parli. Tu l'hai vista? No, io non so che cosa ho visto o sentito. Però mi sembra che tu ci creda. Sì, ci creda. A sto punto, guarda. Oh, che cazzo di casino. Dopo quello che abbiamo visto, si potrebbe credere a qualsiasi cosa. Adesso io mi avvicino e tu mi ridai quell'affare, ok? A posto. Su, allora... dove vive Chris Hackett? Quando non è al campo, intendo.
E che cavolo ne sappiamo? Ah, Ryan forse lo sa. Ryan di sicuro lo sa. Però siamo sicuri a sto punto che non sia rimasto nei dintorni del campo? Non lo so. Perché dovrei saperlo? Proviamo ad essere prudenti. Perché dovrei saperlo? Perché voi siete i tutor, no? E siete stati qui 2 mesi. So che non è nella cantina e non posso continuare per sempre a cercarlo nel bosco. Mi serve una pista iniziale. Io partirei da quella casa inquietante oltre il bosco. Ah, bella. Dai. Cosa? Ah, ci ha azzeccato per questo? Cioè, mi sa che non è chiaro. Questa vuole aiutare il suo fidanzato, è per questo che lo deve uccidere. Forse c'è un'alternativa, non c'è un'alternativa. Io non so che fare, ga. Cioè, sono indecisa. Forse c'è un'alternativa? Senti, forse c'è un altro modo. Non ci hai mai pensato? Ho passato il mio ultimo mese a non pensare ad altro. Senti, quando sorgerà il sole dovrò aspettare fino alla prossima luna piena. Così anche Max e tutti gli altri che ha morso. Questo non è un problema nostro. Prova a chiederlo ai tuoi amici nel bosco. Ti sei scordato di Nick? Ok, avvicinatevi di più e vi laviamo. Ryan, usciamo da qui. Non c'è più tempo. Se non riesco a trovare Chris Hackett, molte altre persone potrebbero finire male. Vengo con te. Cosa? Già, stavo per dirlo. Chris non c'entra niente a sto punto, no, ragazzi. È da lui che è partito tutto, purtroppo. Anche se, cioè, appunto, io non mi sento di condannarli, ragazzi, così a prescindere, perché cioè se trasformano poi loro non si rendono conto quando sono animali, quindi non c'entra niente, però no, quindi direi non ci vai da sola. Cazzo, sei un'assassina appena evasa, non ti lascerò certo avvicinare a Chris tutta da sola. Wow, ci stai provando con me? No! Ma perché? Bene, fai come diavolo ti pare. L'hai visto con Nick? È stato morso. Purtroppo sì. E andrà tutto bene. Quindi con lui abbiamo fatto bene a tagliargli la mano. L'auto della polizia rubata. Dov'è? In fondo al lago. Perché? Era un'auto della polizia rubata. Provate a sistemare il furgone. Trovate un posto sicuro. Quanto ti rimane? Un'ora o due. Non lo so. Non sembra una scienza esatta. Mamma mia, regà. Allora sbrighiamoci. Cioè, pure questo potrebbe essere un guaio enorme. Cioè, questa rischia di trasformarsi da un momento all'altro. Cioè, regà, è una situazione bella incasinata, veramente. È la strada giusta? Credo, sì. Credi o sei certo? Perché mi hai preso per una guida? Secondo voi le sta indicando davvero la strada? Io, raga, cioè, veramente sono sospettosa da ogni punto di vista. Non so cosa cacchio pensare. Non mi convinci. Vi ricordate che io avevo detto che Ryan non mi aveva convinto fino in fondo, ragazzi? Non mi convinci. No, non mi fido. Hai qualcosa in mente? Ah, no. Vuoi solo farmi perdere tempo? Ho detto no. C'è qual quadra che non cosa, ragazzi. Più restiamo qui fuori, più saremo in pericolo. Disse l'assassina. Sai, staremmo tutti molto meglio se ti rilassassi un po'. Che problemi hai? Cioè, tesoro mio, ti rendi conto della situazione in cui si ritrova questa qua? Cioè, uno dovrebbe pure provare un attimino a pensare con la sua testa. Ed è veramente una situazione di merda, ragazzi. Cioè, non credo che lei sia stata molto contenta di doversi prendere tipo la responsabilità di dover ammazzare un'altra persona per far sì che questa scia di morte continui a trascinarsi. Quindi sono sincera, ho passato un'estate di merda, tesoro. Ho passato un'estate di merda. Sì, beh, se non ti uccide ti fortifica. Sì. Che vorresti dire? Non lo so, sei ancora viva, giusto? Perché fare del male agli altri? Occhio per occhio il mondo diventa cieco. Senza offesa. Non lo faccio per vendetta.
È per salvare Max. Fai tutto questo per un ragazzo? E che cosa dovrei fare? Lasciarlo così com'è? Questo glielo devo. Come ti ho detto, un'estate di merda. Non so, ragazzi, non so. È troppo strana la situazione. Davvero troppo strana. Non... Eccola, casa Hackett. Ok. Quindi vive in una casa di campagna con la sua famiglia di zotici di campagna nella campagna del culo del mondo. Che posto è? No, ma ci vive sua madre, credo. Mai stato, ma... Se cerchiamo risposte, beh, credo convenga iniziare da qui. Ok, non so se ci piacerà quello che troveremo. Ci entriamo? Quindi quella è la madre. Come? Entriamo nella casa. Questa è una bella domanda. È tutto recintato. Forse non si può. Io lo capisco che è tuo amico, ci sarei affezionato, quello che te pare, però così non ci sbrighiamo più, Senti, capisco che Chris sia tuo amico. Se ci fosse un altro modo, io te lo direi. Certo. Sì. Laura, Chris è un bravo uomo. Ma qui non si tratta di buoni o cattivi, Ryan. Ma come fai a non avere dubbi? Se adesso do ascolto alla coscienza e mi faccio frenare dai dubbi, sarà molto peggio per tutti. Credimi, se hai un'alternativa, io ti ascolto. Mamma mia, che dove guaia, stai ragazzi. Andando? Il tempo stringe, ricordi. Deve esserci un'altra via d'accesso. Ti ho preso! Sto per cedere! Yeah! Oh. Meno male che c'era l'acqua, perché sennò erano tipo morti. Oh, cazzo! Stai bene? Oh. Laura! È vero, non può stare nel... Inizia ad avere effetto. Oddio. Insegue il tuo odore, ma l'acqua pura teme. Oh mio Dio, Laura! Gesù, Maria e tutti i santi! Aspetta Dio. Un po'. Ma che fai? Calma, guarda. Non mi dico le... Che occhi grandi che hai, nonna. Non ci credo. Com'è possibile? I miei occhi sono gialli. Purtroppo sì, tesoro. Definisci gialli? È gialli! Cazzo. Ci rimane poco tempo. Mamma mia, ma è pazzesca sta cosa. Ok, siamo in game e non so dove cazzo siamo finiti. Sembra la Batcaverna. È una cosa davvero incredibile. Io, ragazzi, non so cosa fare, cosa pensare. Non... Cioè, quando e se dovesse arrivare il momento di prendere una decisione su Chris, questi eccetera, i tempi della cava. Sarà davvero problematica la situazione. Questi attrezzi arrugginiti sono residui dei giorni di gloria degli Hackett prima del pignoramento della miniera. Quindi prima si occupavano di una miniera. Una miniera! Madonna. Nessuno viene qui da anni. Beh. Quindi quella vecchia era la madre di Mr. H. Evidentemente. Allora, di qua sembrerebbe non esserci un tubo, ragazzi. Di là neanche. Almeno mi auguro. Fatemi vedere, Magari da qualche parte si nasconde una carta. E la vecchia pare che si offende a morte se non gliene porto neanche una. Aspettate un attimo. Di qua posso andare? No. Va bene, come non detto, quindi continuiamo a salire, anche se, ripeto, secondo me dovremmo un attimino avere paura di quello che possiamo trovare, perché, cioè, comunque ci sono persone qui, quindi non ho la minima idea di come si potrebbe sviluppare la situa. Hai sentito? A lei. Chi? La strega di Hackett's Quarry. Forse vuole scacciarci.
o guidarci. Chissà, quindi se è la strega, vabbè, vai avanti te, tanto, visto che ci tieni così tanto. E sta andando proprio deciso, proprio spedito. Oh, oh, oh. L'avranno sentito. No, beh, è impossibile. Perché è impossibile? Questo posto non è per nulla a norma. Sarà vecchio, decrepito. Se la norma impone che tutto quanto debba cadere a pezzi, direi che è perfetto. Dai, forza, le battute. Muoviamoci. Procediamo. Oh, che è? Attento, Cristo. What the fuck? Vabbè. Tutto vecchio, decrepito. Ci credo comunque che... Ok, di qua non possiamo andare, niente. Continuiamo. Io ripeto, attendo, ragazzi, in rigoroso silenzio quello che ci troveremo di fronte. Devo fare attenzione, comunque sta roba è tutta arrugginita, cioè non è manco detto che... No. Oh! Non è manco detto che regga il nostro peso. Oh! Cazzo ridi? Mi è venuta un'improvvisa voglia di hamburger. Sei inquietante. Ma io non ci riderei troppo, ragazzi. Questa qua, cioè, è in procinto di trasformarsi in una di quelle bestie. Cioè, questi ci stanno tanto a ride. Non lo so, sono così contenti della... Boh, è assurdo. Tutto assurdo. Comunque, niente, continuiamo a salire. Ammazza quanto è grande sto mostro. È alto. Già, è alto, oh. Sì. Stai calmo, non te fa pia dal panico. Per carità, che ci manca solo questo. Ho fatto il giro lungo, non c'è stata una ceppa qua. Ma questo cos'è? Che cos'è? Tu credi che qui con noi ci possa realmente essere qualcos'altro? Aspetta, no, volevo vedere. Eccola qua, è fra le prove, ragazzi. Sembra un ammasso di carne sfregiata o maciullata, che bello. Questo posto non è abbandonato come pensavamo. Beh, penso di no. Che hai fatto? Te lo sei messo in tasca come ricordo? Però aspetta un attimo, io posso andare anche di qua, per cui non seguiamo un secondo Ryan. Scende parecchio. Aspetta, qual è la strada giusta? Perché Ryan stava andando di là, ma mo mi sta a seguire a me. Vabbè, vediamo un po'. Oh, e se uno è già dentro? Dice do not enter. Hai trovato il senso dell'umorismo. Non entrate, infatti, se già siamo dentro è un pochettino inutile, vabbè. Comunque carte, ragazzi, niente, neanche l'ombra. Insomma, che tipo sei? Che vuoi dire? Quell'aria misteriosa e perennemente annoiata non si sposa con quel sentore di adoro il direttore del campo. Quindi non rientro nei tuoi parametri, intendi questo? Ma mo cosa c'entra questo, ragazzi? La situazione è drammatica. Non era quello che intendevo, Sai che non intendevo questo. Vengo qui da anni e vedo questo posto come una seconda casa, sai? Almeno lo era. E la tua amica, Caitlin, si chiama così? Mi sembra presa da te. Già, lei ha una piccola cotta per me e anche Dylan. Oh, modestia il tuo secondo nome, Ryan. No, non mi sto vantando. È di dominio pubblico. Non provano neanche a nasconderlo. E a te, invece, chi è che piace di più? Ma chi se ne frega adesso di questo? Cioè, vedete, regà... Nessuno? Vabbè, vedete, cioè, un argomento del genere adesso di che qua, c'entrava? C'è una luce. Tra l'altro lei è arrivata adesso. Cavolo. Se mette a fa supposizioni. Puoi sempre rimanere qui, come vuoi. Ok, Qualcuno mangia molti spinaci. Allora, vuoi entrare prima tu nella bella galleria che cade a pezzi o vado io? Come l'ho detto. Prima le signore? No, vabbè. Avanti lui.
Ah, finalmente, la ruota della fortuna. La ruota della fortuna. Dopotutto la fortuna è solamente un giro di ruota. A volte bisogna correre il rischio. Karma opera per vie misteriose, ma aiuta coloro che prestano attenzione. Osserva da vicino, sebbene la ruota giri, uno sguardo acuto può dire dove si arresterà. Non so cosa cavolo dovrebbe significare anche questo. Ma vabbè, su dettagli, andiamo avanti, va. Di qua allora, di qua. Boh, vabbè, in ogni caso vediamo dove ci conducono questi cunicoli. Interessante. Interessante, ok. Vabbè, le ragnatele soprattutto, guarda. C'è stata una colonia dei ragni qua che altro che lupi mannari. Minchia, vi divorano uno ad uno. Fa nulla, va bene. No, Ryan, non mi segui, continua, ballo de mamma. Vai, 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 vai. Allora, di qua, invece. Attenta. Schegge. Grazie, sto bene. Ci siamo imbucati alla festa. Alcol. Del proibizionismo. Qui contrabbandavano rum. Quindi le bottiglie hanno almeno 100 anni. Il rum! È ancora buono. Buono? Direi vintage. Io sinceramente non lo berrei manco morta. Ci sta? Avranno iniziato quando ha chiuso la cava. Per sbarcare il lunario, forza, giustamente. Torniamo al presente. Comunque, ripeto, io non me lo berrei manco sotto tortura. Però, vabbè. Mazza veramente, raga, che ragnatele. Che incubo. Andiamo. Dici che ci siamo? E chi può saperlo? Non saprei, mi sono completamente perso. Non te puoi perdere se non sai dove sei. Cioè, lo sei a prescindere, capito? Andiamo. Andiamo. Vediamo. Pronti? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok, ci lasciano così sulle spine. Oh mio Dio. Cioè, Dio. Non è che quello che hanno rinchiuso è proprio Chris, ragazzi? Magari è proprio Mr. H. Lo tengono lì per tenerlo al sicuro e far sì che non gli succeda nulla. Magari potrebbe anche essere per questo che lei non l'ha trovato. One eternity later. Ok, ce l'abbiamo fatta finalmente. Ovviamente quando ci mette tempo li dobbiamo dare un attimo, ragazzi, pure per recuperare l'audio, perché è un attimo di comprensione. Ok, ce l'abbiamo qui che è fatta. Successo? Un attimo, ragazzi, date un attimo se deve riprendere. L'ho sempre trovata molto intima. Ah sì? Davvero? Sembra un rifugio nella neve. Che idea fredda. Sembra un rifugio nella neve. Ok, riascoltiamo. Che idea fredda. Non hai mai fantasticato di rimanere bloccato in un rifugio durante una tormenta? La funivia è rotta e avete un solo modo per scaldarvi. E quando il cibo finisce, non c'è altro da fare. Che strana fantasia. Non più strana di tutto questo, guarda. Va bene, non ti racconterò mai più della mia vita immaginaria. Sono queste le cose che succedono nella tua vita immaginaria? Non è così strano. Sì, che è strano. Non più strana di questa situazione. Quello sicuramente. Sì, devo dire che non hai tutti i torti. Continuo a pensare a quello che è successo ad Abby. Cazzo. Non mi ci fa ripensare, sistemiamo, guarda. Sistemiamo il furgone, ok? Sì. State lì a cazzeggiare a caso. Come dovrebbero sistemarlo, tra l'altro, il furgone? Non lo so. Con che mezzi? Cioè, 3 ore per vedere per questo dialoghetto. Va bene. Che c'è? Oddio, che c'è sta? Oddio, che c'è sta? Ok. Bene, vediamo i danni. È che Jacob il pezzo lo ha perso per sempre nel lago, tra l'altro. Allora, si riesce a riparare? Ok. Puoi ripararlo? No. Mi mancano dei pezzi, tipo la spazzola rotante. C'è un deposito qui vicino. Quindi puoi ripararlo? Beh,
Non te lo prometto, ma questa è la nostra speranza. Bene, bene, d'accordo. Mi sembra un po' azzardato. Cosa? Mi serve il tuo aiuto, dai, su. Dylan, e dai, su, mi servi. Servi a tutti. Va bene. Ok, ancora una volta Dylan affronta un pericolo mortale per i suoi amici del lavoro. Che vuoi fare? Vuoi stare qua a girarti Dylan, i pollici? Sì? Chiudi la bocca. Comincio a non sopportarti. Sai che me ne frega. Ok, percorso scelto. Speriamo non abbia cattive conseguenze, perché tanto qua sta andando, è andato tutto un po' a puttane, diciamocela proprio. Ecco, quando le porte si chiudono da sole, già guarda, eh. Cos'è stato? Eh? Cos'è stato? Oh, niente, abbiamo ospiti di sotto. Basta con gli spargimenti di sangue. Ok, mammina. Tu che cavolo hai fatto, piuttosto? Oh, è una lunga storia, ma... Le tue sono sempre così. Oh, in piedi. Seduto. In piedi o seduto? Mi confondi, ma mi confondi. A lui gli avevo sparato, silenzio. Quindi tu fa silenzio. Shh. Quindi sarà, questo pure potrebbe essere un bel problema, ragazzi. Andiamo, va bene, sì. C'è sta mammina, c'è sta Travis, l'imperatore. Ottimo. L'imperatore, autorità, paternità, strutture fatte per crollare o no? Come cadono i potenti e gli imperi insieme con loro? Falli sanguinare, che si facciano a pezzi, che marciscano. Continua a dire ste spiegazioni delle carte un po' proprio a caso. Vabbè. Però ci può stare. Seguiamo la luce rossa? Che dici? Seguiamo la luce rossa? Attento. Oh! Tutto ok. Va bene, ok, calma. Cioè, ha scivolato, non è che... Sono arrivate le gabbie. Oh, cazzarola. Oddio, regà. Oddio, ci stanno, oddio, oddio. Vieni da lì sopra. Aiuto. Sono arrivate le gabbie. C'è la gabbia 5 dove c'è Jacob, tra l'altro. Jacob! Ehi, hey, sono Ryan. È scioccato. Cristo, che ti hanno fatto? È sotto shock. No. Ehi, non farlo. E infatti è elettrificata. È elettrificata. Porca troia. Ok, devi tirarmi fuori. Come? Ti prego. È elettrificata. Ascolta, c'è un pannello laggiù nell'angolo, con l'interruttore, ok? Ho visto questo tizio, quello del bosco, che lo usava. Sì, ma spero si possano disattivare singolarmente, perché non possiamo disattivarlo dove ci sta pure quel coso. Perché sei qui, Travis? Non stai fuori con gli altri? Come dicevo, è tutta la notte che badiamo a quei ragazzini. Ma... Beh, Kaylee... è morta. No. La stanno portando qui. So che ti manca qualche rotella, ma non può morire quando è in quello stato. Proiettile d'argento. È morta, ma... No. Dannazione. No. No, no. No, no.
Non mia nipote, la mia unica nipote, la mia Kaylee, la mia piccola Kaylee, stupido pezzo di merda, la mia piccola Kaylee, maledetto, che gli hai fatto? Oh shit. Mi forse... T'hanno morso. Oddio, raga. Io... Ma è pazza. No. Laura. Che cosa hai fatto? E io... Io... Sera, Max... Porca miseria, si blocca così. Regà, è che, cioè, veramente si ha poco tempo per prendere le decisioni. È ovvio che questo aumenta l'ansia, ma... Nick! Io vi dirò sinceramente, ragazzi, che volevo fermarla. Però poi sono rimasta un attimo interdetta dal non capire per cosa dovessi fermarla. Cioè, c'è stato veramente un attimo di confusione nella mia testa. Sinceramente, avrei voluto fermarla, ma non avevo capito che stava per sparargli. Non so se non si è visto proprio o se non l'ho notato io, ma non avevo capito che era per fermarla dallo sparargli. Quindi scusate, ragazzi, ma io la uso. Cioè, mi dispiace, ma la uso. Ma non era chiaro. Cioè, non era chiaro proprio. Quindi, sì, comunque a fermarla l'avrei fermata. Non so, pure ste scelte un attimino così veloci. È vero che destabilizzano, ma non mi era chiaro cosa stesse per succedere. Ho già fatto appunto troppi errori, tra l'altro. Quindi, questa volta, questa vita me la gioco sperando di non fare più errori madornali da adesso in avanti. Ci siamo, ragazzi. Ok, si sta avvicinando alla gabbia. T'hanno morso. Non mi sembrava forse proprio chiaro che... Fermala, ovviamente. Ferma! È lui! Pensaci, perché lo chiuderebbero in gabbia? E allora chi diavolo è? Chi diavolo è lei? Lei sa cosa fare. Hai già sbagliato una volta, potrebbe essere Nick. Il tuo amico? Ehi, sentite, ok? Hanno detto che avevano già preso due di noi. O qualcosa così. Chiunque sia, non uscirà da qui. Ricorda, niente più errori. È promesso. Sì. Niente più errori, è promesso. Ryan, devi tirarmi fuori. Sul serio, dai. Allora dimmi com'è che avevano un proiettile d'argento. Me l'hanno preso. Tu, razza di idiota. Ma... Tu, lurido pezzo di merda schifoso. Va via, va via! Sparisci! Sono vicini. Che palle, madonna, regà. Cioè, vi giuro che mi sta venendo in ansia mo con ste scelte. Perché è facilissimo sbagliare qua, Veramente facile. A questo punto potrebbe forse essere utile lasciarlo qua. Tanto è in gabbia, che cosa gli possono fare di male? Non credo che gli facciano qualcosa. No, vabbè, aiutiamolo, dai. Aiutiamolo. Ok, ok. Ok. Guidami. Ok, allora. Ora devi aprire la mia porta e quella porta. Ma di certo non quella. Oh, grazie, detective. Ehi, fanculo, ti sto aiutando. No, fanculo, utilissimo. Tu, io sto aiutando. Taci. Ok, c'è un pannello. Su quel muro laggiù, una scatola più o meno. Usa gli interruttori per isolare le gabbie. Okay. Mamma mia, resta, raga. Qui. Ok. Cioè, questo potrebbe essere un problema comunque, Perché non sia mai apriamo l'altra gabbia. Ciaone. Bella sua. È la 5. Aspetta. C'è scritto 3. C'è scritto 3, ma potrebbe essere così semplice. Proviamo. 3 e sarà quella della
della gabbia prima? No, però c'è scritto 5 e 3, quindi forse la 4. Incrociamo le dita, ragazzi. Non ci posso credere. È troppo pericoloso. Sì, perché fai schifo. Ok. No, ok, scusami, ti prego, ti prego. Non ci posso credere, raga. Porca merda. Sei più al sicuro qui. No, 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 cosa? Mi dispiace. No, 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 vai, ti prego. Torniamo a prenderti. Non te ne stronzate, Ryan. Dai, Ryan, ti prego. Ok, cioè, raga. Sai che mi faranno. Andiamo. Fammi uscire, non puoi lasciarmi qui. Che palle, regà, però, porca miseria, veramente che palle. A Jacob non piace, sti cazzi, ho fatto un altro errore, ho aperto la gabbia sbagliata. Cioè, ma che palle, veramente mia... che palle. Zia, non la mia nipotina, la mia Kaylee, la mia Kaylee. Quindi tu... hai tenuto quegli stramaledetti tutor nella tua cazzo di prigione per 2 mesi interi, giusto? E ora vieni a dirmi che invece di ficcare un proiettile in ognuna di quelle luride testoline di cazzo, tu hai dato loro i tuoi proiettili d'argento e loro hanno ucciso la mia Kaylee, è questo che intendi? Basta spargimenti di sangue, l'hai detto tu. Oh mio Dio, non conta più niente ormai. Ma se fossi stato io o... o Bobby? Allora? Era la tua famiglia. Un bravo ragazzo protegge la famiglia. E tu non lo sei. Potessi tornare indietro... lo farei in un secondo, ma non posso. Io non riesco a capire perché non hai sistemato il problema quando avresti potuto. Sistemato il problema? Ma ti senti? Sì che mi sento, sono vecchia, ma non sono sorda. Sono un poliziotto. Oh, quindi ora sarei cieca, coglione! Sono cieca. Vai in giro con quel distintivo come se valesse milioni. Ce l'hai solo perché Hank è morto in quel rogo di zingari. Ma... niente ma! Non provarci! Ora siediti, ti prego. Non darmi ordini. Ti prego. E non andare in giro credendo di essere migliore degli altri, perché non lo sei! Per favore, siediti. Non dirmi cosa fare, tu! Pezzo di merda! Sì? Minchia, continua a insultarlo. Ryan, via! Ma... manda giù Bobby. Ecco fatto. A posto. Sono fatti beccare. Da bravi imbecilli. Mia ragazzi, mamma mia, veramente. Cioè, io sono all'esasperazione, ragazzi, perché, cioè, ogni cazzo di cosa che faccio la faccio de merda. Cioè,
Che palle, veramente, vi giuro che è frustrante comunque, non credete che me ne freghi, cioè me ne frego totalmente, perché comunque sto giocando io, mi rendo conto che ci sono errori su errori, ed è frustrante ragazzi, non so davvero cioè in cosa sbaglio, nel caso delle celle non mi è rimasto abbastanza chiaro, boh, come cacchio fossero collegate, però guarda caso, cioè fra le altre tre opzioni disponibili che c'avevo, ho beccato proprio quella che apriva la gabbia del lupo. Cioè, regà. One eternity later. Di nuovo dopo 30 anni, ti sono mancata, La ruota... Come sempre senza dopo parole. Dopotutto la fortuna è solamente un giro di ruota. A volte bisogna correre il rischio. Il karma opera per vie misteriose, ma aiuta coloro che prestano attenzione. Osserva da vicino. Sebbene la ruota giri, uno sguardo acuto può dire dove si arresterà. Ce la può fare, secondo voi? Sempre basita, ragazzi, dai problemi tecnici. A volte bisogna correre il rischio. Il karma opera per vie misteriose, ma aiuta coloro che prestano attenzione. Osserva da vicino. Sebbene la ruota giri, uno sguardo acuto può dire dove si arresterà. L'imperatore. Autorità, paternità, strutture fatte per crollare o no? Come cadono i potenti e gli imperi insieme con loro. Falli sanguinare, lascia che si facciano a pezzi, che marciscano. Ok. Beh, dettagli? Raga, visto che l'ultima volta non abbiamo visto nulla, vediamo di più. Allora scegli il possibile futuro che ti interessa e osserva bene. Prova a scoprire un po' di chiarezza nel caos. Vediamo, vediamo. Scegliamo la ruota della fortuna, ragazzi. Che ci mostri? Oddio. Vai, hai ancora tempo. Sii prudente, sii molto prudente. Tanto, guarda. Faccio errori continuamente nonostante la prudenza, quindi boh, quello che ci hanno fatto vedere è una situazione davvero brutta, ragazzi. Ho visto facce spappolate, ho visto Travis che combatteva con qualcosa, insomma, probabilmente ci aspetterà una situazione davvero poco piacevole più avanti. E probabilmente qui finiva il capitolo 8. Ho visto il cartello venendo al campo. Vediamo se si sblocca. Cioè, regà, però, che palle veramente. E qua inizia appunto il capitolo 9, che si intitola La Matriarca. Per cui riprenderemo da qui, ragazzi, la prossima volta. E che dire, io davvero sono dispiaciuta di cioè fare tutti questi errori, davvero. Boh, cioè non capisco perché, ragazzi, questo gioco mi porti a sbagliare così tanto. E vi assicuro che comunque, cioè, l'interesse attualmente c'è, perché comunque la situazione è veramente pericolosa e spinosa. E quindi vorrei a questo punto delle cose che un attimo le cose si sistemassero, però viste tutte le varie situazioni non so davvero in che modo possono arrivare a sistemarsi, quindi vedremo la prossima volta, probabilmente sarà l'ultimo video, non lo so. Come sempre ragazzi aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione, un bacio a tutti ragazzi da Giocherina, ciao!